Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini, ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Questo ultimo brano del Vangelo della settimana ci aiuta a fare una sintesi di quanto abbiamo meditato nei giorni che abbiamo passato insieme. Mi faccio aiutare da un commentatore che mi pare molto efficace al riguardo. La rivelazione diventa sempre più chiara. Il mistero di Gesù, della sua persona e della sua opera, diviene sempre più comprensibile. Si suppone però la luce della della risurrezione proiettata sulla sua attività precedente, come si suppone la riflessione cristiana alla luce dello Spirito che porterà i discepoli alla verità completa. Di tutto questo abbiamo parlato, perlomeno per accenni. D'altra parte, Gesù parla con maggior chiarezza ora, senza parabole, e garantisce ai suoi discepoli che la loro preghiera sarà ascoltata. È così descritta una situazione nuova, un nuovo stato nel quale l'uomo si sente particolarmente vicino a Dio. Una vicinanza con Dio che, secondo il modo di pensare di allora, sarebbe stata caratteristica del mondo futuro. Il quarto Vangelo, secondo la traiettoria di tutta l'opera, afferma che quello che si attendeva per il futuro è già una realtà nel momento presente. Abbiamo ascoltato la frase misteriosa: ancora un poco e non mi vedrete, riflette due cose. Il motivo dell'abbandono con cui rimangono i discepoli per la partenza di Gesù è il motivo della gioia per la sua nuova presenza. La tristezza e la gioia sono esperienze simultanee nella vita del cristiano. L'Evangelista usa le categorie del suo tempo secondo le quali i giorni o i tempi che precedono la fine, il tempo ultimo, saranno caratterizzati da una visione parziale, da una conoscenza imperfetta di quello che deve venire. Era un parlare con similitudini, come dicono gli apostoli. Quando giungerà il tempo ultimo, scomparrà ogni oscurità e si vedranno le cose come sono. Nel vocabolario paolino la cosa è espressa in questo modo: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. In questa sessione si dice che questo tempo ultimo, che questo tempo ultimo è ormai giunto. I discepoli comprendono.
similitudine o il senso profondo a cui miravano i segni profondi compiuti, i segni compiuti da Gesù, sono stati scoperti. Gesù aveva detto molte volte che sarebbe andato al Padre. I discepoli non avevano inteso quello che voleva dire. Ora improvvisamente ne afferrano il significato, come se la verità completa fosse stata loro scoperta, come se la perfezione della conoscenza, la chiarezza della visione che credevano possibile solo in cielo fosse ormai a loro disposizione qui e ora. È giunto il tempo in cui si realizza una vera comunione con Dio. L'uomo si sente così vicino a Lui, è sicuro che la sua preghiera è ascoltata. Non semplicemente perché Gesù interceda, ma perché sono loro in comunione con Lui e con il Padre. Il Padre, Gesù, i discepoli, i credenti, la Chiesa costituiscono un'unità, una unità di amore. Abbiamo insistito sull'amore protagonista. E questo non perché l'amore di Dio dipenda dall'amore che i credenti professano a Cristo. L'Evangelista ricorda ancora una volta il tema trattato in cui Gesù e i discepoli sono visti come componente di un circolo di amore. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Parla Gesù qui con tutta la chiarezza possibile dell'origine e del destino di Gesù. Usa il linguaggio metaforico del movimento, uscire da, venire dall'alto, andare verso, usato per disegnare Gesù e la sua missione. Linguaggio inadeguato per esprimere la realtà, perché il Verbo non ha mai abbandonato il Padre, il Figlio non ha mai abbandonato il Padre, è sempre stato con il Padre. E il Padre è sempre stato con Lui, ma la sua umanità entra alla destra del Padre. D'altra parte, il Figlio non abbandona ora il mondo, perché torna ai discepoli, torna in un modo diverso, nuovo, vero, profondo. Egli è con noi fino alla fine del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.